Ciao a tutti amici ed amiche della trasmissione Severi Ma Giusti e della pagina Facebook FaceReggia 1919, sulla quale vi invito a mettere un bel like potente e convinto. Bentornati a tutti quanti, io sono Stene e questo è l'angolo della Marcord dedicato alla Reggiana. Finalmente i Granata sono tornati alla vittoria, addirittura si è anche sbloccato il bomber Matteo Ardemani, quindi direi tutti segnali estremamente positivi per il proseguio del torneo. Per quel che concerne questo turno di campionato, ovvero la sfida fra Cittadella e Reggiana, purtroppo nel mio archivio ho veramente pochissima roba, perché proporvi solamente i gol della sfida, tra l'altro una gara del campionato di Serie C 1999-2000 terminata 1-1, mi sembrava estremamente riduttivo. E allora, sfruttando il fatto che il mitico Gabriele e tutto lo staff della trasmissione Severi Ma Giusti mi dà carta bianca, ho deciso di farvi una sorpresa e di pubblicare un servizio inedito che sicuramente tutti i tifosi reggiani gradiranno. Vi lascio ancora con un pochino di suspense e quindi ciancio alle bande e bando alle ciance. Facciamo partire il riflesso filmato. Come sempre, vi aspetto la prossima settimana per un'altra puntata dell'Angolo della Marcord dedicato alla Reggiana. Da Stene è tutto, linea allo studio. Altri due importantissimi punti per la Reggiana che nel derby emiliano col Parma rientra in piena corsa per la lotta salvezza. L'arbitro Pairetto riprende praticamente da dove aveva lasciato e l'incidente dello scorso 6 marzo è oramai soltanto un ricordo. Un'unica novità nella Reggiana rispetto a quella che aveva sconfitto domenica il Napoli. L'Antignotti toglie la maglia numero 10 al rumeno Mateut, mentre sull'altro fronte Scala fa la conta degli indisponibili e vara una formazione d'emergenza, pensando anche all'incontro di Coppa col Benfica. E così in difesa trovano spazio i giovani Balleri e Maltagliati, con lo spostamento di Sensini a centrocampo a formare un triangolo con Pin e Zoratto. È la Reggiana però a comandare le operazioni e al tredicesimo su cross di Esposito, Morello, anziché cercare la deviazione a rete, tenta un improbabile assist verso Padovano. Il Parma appare involuto nel suo gioco ed è netta la sensazione che il pareggio l'accontenti. Ai padroni di casa invece il pubblico, ma soprattutto la classifica, chiedono i due punti. E così alla mezz'ora ci prova Zanutta, pennellando dalla sinistra un cross per la testa di Padovano, il quale con una contorsione riesce a colpire senza però impensierire Bucci. Verso lo scadere del tempo i reggiani chiedono il rigore per un intervento da Tergo di ben arrivo su Padovano, ma la sensazione è che il terzino della nazionale colpisca netto la palla. Il riposo non interrompe il filo logico dei padroni di casa che al terzo della ripresa passano meritatamente in vantaggio. Punizione dal limite di Scienza e deviazione decisiva di Esposito che spiazza Bucci. Esplode incontenibile la gioia sugli spalti del Mirabello e il gol galvanizza ancor più i Granata che nel giro di un minuto creano altre due limpide occasioni. Prima è Morello in area a destreggiarsi tra due avversari, ma la sua conclusione in mezza girata sfiora il palo più lontano. Ancor più bello il palleggio volante di Padovano, ma sfortunato il tiro che lambisce l'incrocio. Al 20esimo quella che sarà l'unica conclusione in porta del Parma, punizione di Minotti che Taffareo blocca. E sul rovesciamento di fronte il raddoppio reggiano. L'Antignotti crossa dalla sinistra in piena area, dove Grun spinge alle spalle Padovano. Pairetto non ha dubbi e concede la massima punizione. Dal dischetto il centravanti rende mano il tuffo di Bucci, siglando la sua nona rete stagionale. Rigore c'era, credo, perché l'ho tenuto per la maglia e è caduto e l'arbitro ha visto bene. Forse non accadeva se c'era un Grun all'inizio di questa stagione, mancava un po' di velocità sui primi metri e quello che ha fatto, quello ottenuto per la maglia, perché se no lo anticipavo, ma non avevo più la forza, allora l'ho tenuto per la maglia. Con Matrecano al posto dello spento Zola, il Parma si immola vittima della scatenata compagine Granata, che crea altre due occasioni da gol. Scienza al 27esimo sorvola la traversa con un bolide da fuori area e 12 minuti più tardi Mateut, appena subentrato all'Antignotti, colpisce addirittura il palo. E dopo la meritata vetrina per Padovano che lascia il campo al 39esimo, manca solo il fischio finale di Pairetto, che coincide con la festa dei tifosi reggiani e la contestazione di quelli del Parma.